Oggi abbiamo messo in piedi una giornata di mobilitazione nazionale come il SICOBAS, che fa seguito a una serie di mobilitazioni, diciamo, incrociate che coinvolgono IKEA, Granarolo, Carrefour, quindi si sta creando anche un sodalizio tra, diciamo, gli operai licenziati per motivi politici all'interno di una vertenza che dura ormai da 3 mesi, laddove i lavoratori rivendicavano l'applicazione di un contratto nazionale con una paga sicura certamente superiore ai 4,5 euro che prendevano, alla quale l'azienda ha risposto da una parte dichiarandosi disposta a concedere, diciamo, questi aumenti, ma dall'altra pretendendo 25 licenziamenti perché le persone che avevano messo in piedi questo sciopero non erano più gradite. Senza entrare nel merito dei dettagli sindacali della vicenda, diciamo che l'ultimo passaggio di un mese fa che la cooperativa è stata disdettata, quindi tutti e 60 i lavoratori si ritrovano fuori, in particolare si trovano fuori dai cancelli e sono stati sostituiti da una cooperativa che questa mattina ha portato i suoi 15-20 uomini, una scena che si ripete ormai da un mese tutti i giorni, quindi i lavoratori licenziati bloccano l'accesso al sito, diciamo, di questa manovra.